logica che avrebbe potuto essere trattata logicamente e risolta nel tempo, con diversi, sviluppando l'approccio dell'uno e dell'altro e cercandone delle conclusioni compatibili. Ma disgraziatamente tutto questo non avviene perché di fianco c'è l'indipendenza del mondo. Ed è incredibile come un fatto extraterritoriale può aver avuto delle influenze nefaste sull'intero paese. Il Congo ha ottenuto l'indipendenza dai belgi in tempi brevissimi, 20-22 mesi dopo la prima manifestazione pubblica a Kinshasa, ricevevano l'indipendenza. E quello che ha il più influito è la dissoluzione della nazione Congo e conseguente all'indipendenza ricevuta. Ci sono due cose che bisogna prendere in considerazione: il fatto che una relativamente poco importante manifestazione, seguita anche da altre evidentemente, ma non così importanti, aveva portato il colonizzatore a rinunciare a una colonia quale il Congo in tempi brevissimi. Secondo, che un'indipendenza rilasciata così lasciava libero territorio, libere possibilità a tutti quelli che avevano la potenza per prendere in mano le cose. Ed è là che tutto cambia, perché i belgi, che prima non davano nessuna importanza a questi due paesi, con il Ruanda e il Burundi, si sono resi conto che avevano bisogno di questi due stati per poter eventualmente utilizzare la vicinanza per le loro azioni che avrebbero dovuto o potuto o essere obbligati di svolgere in Congo nel caso in cui il caos continuasse come era prima. Questa è una fase. La seconda cosa, gli Hutu hanno analizzato la situazione quale si è presentata in questi due o tre anni, e hanno capito che la loro forza era sufficiente per imporsi senza essere contrariati dagli altri. I Tutsi, vedendo l'evoluzione delle cose, hanno prima cercato di ottenere, di forzare le Nazioni Unite a dare loro l'indipendenza. Non ci sono riusciti, e come tutti gli oppositori a quel momento là, hanno cercato di trovare degli appoggi presso i paesi comunisti. Ritorniamo prima del muro di Berlino, pensiamo alla situazione della guerra fredda nel 60, voleva semplicemente dire inimicarsi la Chiesa, inimicarsi i belgi e inimicarsi in quasi totalità gli occidentali. Gli Hutu hanno deciso di non discutere né di prendere, e nel 1959 hanno organizzato delle manifestazioni nazionali in tutto il Ruanda, violente, contro i Tutsi. E ci sono stati circa 20.000 morti. 20.000 morti e 200.000 espatriati, esuli. Ed è stato l'inizio delle vittime Tutsi che porteranno dell'inizio della formazione della mentalità del genocidio.
nel 1959 i primi, nel 1960-61 c'è un referendum per la scelta fra la monarchia e la Repubblica ha vinto, evidentemente era la richiesta del voto, ma ha vinto con, e ha, per appoggiare la campagna ci sono stati ancora 10-20 mila morti, perché era logico che, di imporsi anche con la forza. L'anno seguente, nel 1962, c'è stata la nominazione della Repubblica, l'indipendenza del Ruanda e degli altri morti popolari contro i Tutsi. Perché? Perché cominciava a diventare un'abitudine. Nel 1973 c'è un cambio di Repubblica, la prima Repubblica cade, il Presidente ne è esautorato, va su il generale Abiyarimana e in appoggio della presa del potere ci sono degli atti e dei gesti contro i Tutsi. Quello che sto cercando di dirvi, e non l'ho ancora spiegato bene, è che la logica dell'immunità è progressivamente entrata nella mentalità dell'Hutu ruandese. Uccidere un Tutsi non era niente, in ogni caso non si rischiava niente. Ed è questo che porterà più tardi alla realizzazione del genocidio, perché in ogni caso non si rischiava niente. Ci sono ancora delle altre situazioni, eccetera, ma questo lascerò a Yolanda Dagasana parlarvi delle conseguenze delle decisioni amministrative delle autorità Hutu verso i Tutsi. 5% presenza massima di Tutsi nell'amministrazione, 10% di presenza massima dei Tutsi all'istruzione, eccetera, eccetera. Questo Yolanda l'ha vissuta sulla sua pelle e potrà certamente spiegarvela meglio di noi. Non so se mi spiego sufficientemente, ma vorrei ritornare su questa cosa qui. Vorrei anche dirvi un'altra cosa. Il regime Hutu che ci sa, i due regimi Hutu che sono stati, erano dei regimi con base regionale, il che progressivamente aveva opposto delle regioni alle altre in funzione del potere che disponevano. Sono sempre stati dei regimi a partito unico, se non che dopo il 1990, quando c'è stato il primo attacco delle FPR, della forza Tutsi, che desiderando rientrare in Ruanda, le Nazioni Unite e l'insieme degli occidentali hanno insistito e ottenuto delle elezioni libere. E queste elezioni libere hanno dimostrato che le basi del potere di allora in Ruanda erano minoritarie. L'insieme dei partiti Hutu erano maggioritari, ma i partiti del potere o alleati al potere erano minoritari. In parallelo, le discussioni che venivano a Arusha per portare a un accordo fra i due contendenti, l'FPR da una parte e lo Stato ruandese da quell'altra, e trovare un accordo perché possono gestire il paese assieme, erano arrivate praticamente a conclusione, ma nelle conclusioni finalmente accettate dai due
era certo e evidente che una parte della nomenclatura Hutu al potere sarebbe stata portata davanti ai tribunali perché i loro atti erano criminali. Al che il potere ha reagito acutizzando la campagna contro i Tutsi per cercare di portare gli Hutu all'opposizione all'interno della loro ideologia. E ci sono riusciti. Io ho un esempio personale. Il primo governo multietnico messo in piedi dopo le elezioni aveva come ministro della giustizia un Hutu, oppositore del partito del presidenziale, e che è andato su con tutte le buone intenzioni del mondo. 2 anni dopo, sotto le pressioni di quanto avveniva e di quanto aveva la pressione anche mediatica che subivano, perché tutto era buono per fare, questo ministro, che non era più ministro, aveva dimissionato molto tempo prima, eccetera, partecipava e difendeva il genocidio. E queste sono la diversità etnica era talmente diventata una logica propria a Ruanda che non ci poteva più scansarla. Era così. E questa diversità etnica ha fatto che quando il genocidio è iniziato, e questo lo dico perché è una riflessione personale, perché ero là dentro e che l'ho visto, io dicevo che l'80% dei ruandesi erano degli assassini. Talmente la pressione mediatica, la pressione delle autorità, talmente l'insieme era riuscito a con diversi argomenti a imporre questa necessità di uccidere l'uomo. Fra l'altro, 1959, 1960, 1961 ci sono 500.000 esuli che se ne vanno dal Ruanda. Uno degli argomenti dei partiti al potere al momento del genocidio: se tornano i Tutsi riprenderanno le loro cose. È una buona ragione per uccidere i vicini. E sono tutte queste le cause di un genocidio. Nel caso ruandese, prima i colonizzatori creano la diversità e in seguito ogni fattore politico utilizza questa diversità a proprio per i propri scopi. Ecco quanto io ho